Il Giro del Casentino è la storia del ciclismo, fa parte sicuramente di tante vicende del ciclismo e ancora una volta si ripropone con interesse ed attenzione agli appassionati di ciclismo. Una storia fatta di tanti personaggi illustri, di tanti grandi protagonisti, perché questa gara porta anche la firma nel suo albo d'oro di Gino Bartali nel 1934. E allora, perché Gino Bartali è sulla prima pagina del Deplia? Perché ricorrono 80 anni da quella storica vittoria nel Giro del Casentino del 34. E poi Fausto Coppi, Gastone Nencini, quindi successivamente Marco Giovannetti e tanti tanti altri personaggi. Davvero una storia che l'Unione Ciclistica Aretina 1907, con il presidente Vannini, continua ad alimentare grazie all'impegno e alla passione di Paolo Abetoni, di Roberto Severi e di tutti i loro collaboratori. Una gara che anche quest'anno ha avuto un ottimo successo, con quasi 200 iscritti e circa 170 atleti che si apprestano a prendere il via per una manifestazione lunga 152 km e 800 metri con la salita della Scarpaccia e nel finale 5 giri con la salita di Stoppe d'Arca, 5 giri di 8 km. Ritrovo in Viale Giotto, siamo nei pressi dello Stadio Comunale di Arezzo, qui sarà la sede anche di arrivo del prossimo Giro della Toscana Professionisti del 27 di luglio, che partirà da Empoli. Anche l'arrivo è previsto nel Viale Giotto per questo 98esimo Giro del Casentino. Insomma, tra due anni sarà il traguardo del centenario ed è la seconda gara più anziana in assoluto tra quelle che si svolgono per dilettanti in Italia. La maglia del campione italiano Elite Davide Pacchiardo al via di questa gara, mentre i direttori di corsa sono Fabrizio Carrasciali ed Enzo Amantini, la giuria con Letizia Palma, Oronzo Simeone, Giuseppe Antonio Di Noia, Mauro Billi e Franco Nannini in moto. Cambio ruota FSA, le staffette del gruppo di Arezzo per questo Giro del Casentino che lascerà in pratica la città di Arezzo, dove è avvenuto il ritrovo nel Viale Giotto, per inoltrarsi sulle strade del Casentino toccando quelle che sono le zone di riferimento appunto di quella zona così bella anche dal punto di vista paesaggistico. L'organizzazione dell'Unione Ciclistica Aretina 1907, l'Unione dei Comuni Montani del Casentino, il Comune di Arezzo con l'assessorato allo sport, la provincia di Arezzo e naturalmente tutti i comuni sempre del Casentino. Si corre anche per il Memorial Roberto Cerini, Secolo Imparati, Tancredi Imparati e Sergio Borgogni per quanto riguarda questa manifestazione. Gli sponsor ufficiali della stessa, così come tiene a ricordare Paolo Abetoni, sono Cicli Pasquini, Agraria di Primo Vannini, la TCA, la Banca Etruria, Rosini Impianti, Cerini 2142 Arezzo, la Banca di Anghiari, l'Avis di Arezzo, la TM, Arezzo Multiservizi, la Chimet, la Arco, Sorgente Verna, Cantina Vina Tipici dell'Aretino e Model Service. Questi tutti gli sponsor ufficiali di questo 98esimo Giro del Casentino, con impegnate ben 26 formazioni al via, mentre avete visto qualche nuvolone minaccioso, al seguito anche la polizia stradale per quanto riguarda questa manifestazione, mentre naturalmente siamo già con le immagini praticamente nella zona di Bibbiena, sono stati percorsi una trentina di chilometri
fino a questo momento il gruppo è rimasto costantemente compatto ed eccoci infatti con le immagini a Bibbiena. Anche la Polizia Municipale di Arezzo al seguito di questa gara, mentre è nata una fuga di una ventina di atleti, 21 per la precisione, che sta caratterizzando questa competizione, in quanto il vantaggio è di circa un minuto per gli attaccanti che vedete inquadrati in questo momento in un tratto in salita. E allora andiamo a ricordarlo il percorso: abbiamo raggiunto Bibbiena e in pratica da Bibbiena poi ci sarà il passaggio da Soci, Ponti a Poppi, Prato Vecchio, dove inizierà la salita verso i 695 metri di Scarpaccia, Borgo alla Collina, Ponti a Poppi, di nuovo Bibbiena Stazione, Rassina, Subbiano, Capolona. Si torna dunque verso Arezzo con il passaggio dalla zona del traguardo in Viale Giotto al chilometro 109. Qui inizieranno 5 giri di 8 chilometri con la salita di Stoppe d'Arca, questo per quanto riguarda il tracciato, e per completare poi 152 chilometri e 800 metri di questa competizione, una competizione che ha riscosso indubbiamente un ottimo successo. Intanto vedete in questo momento in primo piano con il numero 34 di gara Francesco Cannavò della Big Hunter, con il 186 invece Luca Sterbini, il vincitore della Firenze Empoli e fratello del campione italiano degli Under 23 Simone, che sta facendo l'andatura. E dunque Luca Sterbini nel drappello di testa, ma poi anche Barigelli, Ciucci, Piccioli, Beoni, Marcolina, Fazzone, Ramirez, che è il colombiano che è stato appena portato in Italia da Franco Gini e che corre nella Cycling Team Cascine Figros, Barattin, Flanagan, Stamegna, Caiola, Corrà, Grazian, Cannavò, Dadalte, D'Agata. Questi gli atleti che in questo momento vanno ad affrontare il tratto in salita. Sono stati percorsi, una volta giunti nella zona di Bibbiena, sono stati percorsi fino a questo momento circa una trentina di chilometri, con Luca Sterbini ancora al comando del protoncino che guida questo 98esimo giro del Casentino, questa classica antichissima del calendario dilettanti laziale del team Pala Fenice. Abbiamo detto vincitore della Firenze Empoli, continua lui a menare la danza, poi anche Cannavò della Big Hunter Seanese, gli altri atleti che abbiamo ricordato e che formano il gruppo di testa. L'anno scorso si impose Zilioli, un atleta che poi passò professionista e che andò a firmare anche il Gran Premio Industria e Commercio a Prato. Gli ultimi vincitori, gli ultimi 10 vincitori: Pigorni, Kirienka, Modolo, Ginanni, De Negri, e praticamente ci fu un pari merito con Ponzi, poi Cesaro, Pasqualon, Serebriakov, Maddaluno e Zilioli. Questi gli ultimi vincitori di un albo d'oro che abbiamo detto illustre e prestigioso. Stanno arrivando in questo momento gli inseguitori che hanno un ritardo di circa una cinquantina di secondi: Muscianese, Gaglio, Gabburo, Viero, Sannino. Sta arrivando anche tutto il gruppo con circa un minuto di ritardo. Questa dunque la situazione quando la gara ora raggiungerà la zona in pratica di Prato Vecchio, e da lì inizierà la salita della Scarpaccia, che costituisce un impegno sicuramente non indifferente per i partecipanti a questa classica del Casentino organizzata dall'Unione Ciclistica Aretina 1907. Vediamo in questo momento anche l'immagine che ci mostra il castello di Poppi, che costituisce sotto l'aspetto storico una rivelanza notevole, mentre vediamo in
questo momento il passaggio da questa località con gli sportivi che attendono proprio gli atleti impegnati in questo Giro del Casentino che rende onore proprio alle strade di questa zona. Tanti i volontari delle varie associazioni al quale va sicuramente il ringraziamento da parte degli sportivi e degli appassionati e degli organizzatori, mentre è davvero inesauribile nel condurre, continua in questo momento a farlo con insistenza la formazione del team Palafenice, avete visto con il numero 195 Marcolina che stava facendo l'andatura, poi c'è il suo compagno Sterbini Luca, comunque ora gli atleti al comando, Barigelli, Ciucci, Piccioli, Beoni, Marcolina, Luca Sterbini, Fazzone, Ramirez, Barattin, Flanagan, Stamegna, Caiola, Corra, Grazian, Cannavaro, Dadalte e D'Agata, questi protagonisti del tentativo di fuga. Avete visto intanto Piero Germelli che assieme a Stefano Fabbri è l'addetto al servizio in formazione in questo 98esimo Giro del Casentino, mentre si affronta la salita che appunto porta verso i 695 metri del passo della Scarpaccia. Tra l'altro lì è posto il Gran Premio della Montagna dopo 61 km e 800 metri, mentre poi ci sarà il secondo GPM ai passaggi da Stop ed Arca e segnatamente al terzo giro dei cinque previsti. Per quanto riguarda un altro premio, vogliamo ricordare il Memorial Alberto Roggi che andrà alla società del vincitore, mentre sarà premiato anche il direttore sportivo del vincitore del 98esimo Giro del Casentino con un libro della provincia di Arezzo. Insomma, hanno pensato davvero a tutto. Il presidente della società, vale a dire Stefano Vannini, ma naturalmente anche Paolo Abetoni e Roberto Severi, che sono i due dirigenti di riferimento per quanto riguarda questa manifestazione. Numero 17 di gara in questo momento Marco Corrà, poi con il numero 5 Gianmarco Piccioli della futura team Matricardi, con il numero 71 invece avete visto Sebastian Stamegna nelle prime posizioni, mentre la salita si fa sempre più impegnativa, Marcolina, poi con il 171 anche Luca D'Agata della Calzaturieri Montegranaro, il 186 ci riporta sulla testa del gruppo Luca Sterbini, sono proprio D'Agata e Luca Sterbini a condurre in questo momento il drappello al comando della gara, che ha sempre un buon margine di vantaggio nei confronti degli inseguitori, praticamente circa 1 minuto e 20 secondi. Vediamo in questo momento intanto con il numero 83 Gaglio, poi con il numero 85 anche Gabburo, abbiamo anche il 180 in questo momento impegnato nell'inseguimento e si tratta di Franco della Monviso Venezia, poi con il numero 85 lo avete visto inquadrato Gabburo, con il 96 invece Muscianese e poi con il numero di gara 83 Gaglio, sono gli atleti all'inseguimento, Muscianese, Gaglio, Gabburo, Sannino, Viero, questi gli atleti che stanno in questo momento conducendo l'inseguimento ai battistrada, un quintetto che ha un ritardo in pratica in questo momento di 34 secondi, mentre più indietro abbiamo il gruppo praticamente a circa 1 minuto e 50 secondi perché è aumentato il gruppo che è leggermente anticipato. Avete visto una maglia della Calzaturieri Montegranaro, era quella di Danilo Celano, il quale anticipa di qualche decina di
di metri il gruppo. Tutto questo mentre si va verso il Gran Premio della Montagna di Scarpaccia, 61 chilometri. Vogliamo ringraziare fin da questo momento il collega Fausto Sarrini della redazione della Nazione di Arezzo, grande appassionato di ciclismo, il quale poi ha curato le interviste al termine di questo 98esimo giro del Casentino, che è in pieno svolgimento proprio su queste strade che lo caratterizzano da sempre. C'è anche la maglia del campione italiano Pacchiardo, il nostro operatore ce la mostra in questo momento, va a pescare il numero 187 di gara. Eccolo qua il corridore piemontese della formazione Team Palafenice, che conquistò il titolo proprio in Toscana a Montallese in provincia di Siena. Dunque questa è la situazione dopo 60 chilometri, mentre prosegue la fuga dei 21 atleti e siamo ormai al Gran Premio della Montagna di Scarpaccia, e c'è questo sprint con Ramirez, proprio il corridore della Cycling Team Cascine Figros, che è andato a segno. Quindi Brian Chacon Ramirez ha ottenuto il primo posto al Gran Premio della Montagna di Scarpaccia. Dopo aver superato questa asperità si torna nuovamente nella zona di Pop, come avete potuto vedere dall'immagine del castello, e quindi ora ci sarà un lungo tratto pianeggiante in pratica che ci riporterà verso Arezzo. E infatti ci stiamo avvicinando alla città che ospita questo 98esimo giro del Casentino. Lo ha fatto con la partenza, con il ritrovo nel Viale Giotto, lo farà con l'arrivo che è posto nello stesso luogo, con una situazione che in questo momento vede praticamente sempre un gruppo di una ventina di atleti, 21 per la precisione, al comando della gara. Ci sono stati alcuni rientri e infatti in questo momento Barigelli, Ciucci, Piccioli, Beoni, Marcolina, Luca Sterbini, Fazzone, Ramirez, Barattin, Flana, Stamegna, Caiola, Corrà, Grazian, Cannavò, D'Adalte, D'Agata, Muscianese, Gaglio, Gabburo, Viero e quindi Franco. Questi gli atleti che stanno comandando in questo momento la gara, mentre il ritardo del gruppo è sempre attorno ai 2 minuti. Quindi sono stati loro gli atleti ora inquadrati e che hanno caratterizzato fino a questo momento questo 98esimo giro del Casentino, memoria a Roberto Cerini, che si corre anche nel ricordo di Gino Bartali, che vinse questa gara proprio 80 anni fa, nel 1934. Gli sponsor ufficiali di questa manifestazione sono Cicli Pasquini, Agraria di Primo Vannini, la TCA, la Banca Etruria, Rosini Impianti, Cerini 2142 Arezzo, la Banca di Anghia, l'Avis di Arezzo, la TM Arezzo Multiservizi, Chimet, Consorzio Arco, Sorgente Verna, Cantina Vini Tipici dell'Aretino e Model Service. Questi tutti gli sponsor ufficiali di questa manifestazione. E mentre vediamo sempre i protagonisti di questo tentativo, proprio con il colombiano, eccolo qua in questo momento, Brian Ramirez a condurre, mentre questa è immagine già della città di Arezzo, quindi siamo ormai alla periferia della città di Francesco Petrarca, con questa situazione che vede praticamente sempre i 21 atleti al comando. Dunque situazione che non cambia. Allora andiamo a ricordare che ci avviciniamo anche ai campionati del mondo di ciclismo in Spagna, e allora ricordiamo che dal 24 al 29 settembre
settembre sarà organizzata una bella gita dall'amico Moreno Turchi di Santo Pietro Belvedere, al quale vi potrete rivolgere per ogni ulteriore informazione su questo soggiorno in Spagna in occasione dei campionati del mondo. C'è ancora disponibilità di posti e quindi basta contattare Moreno Turchi di Santo Pietro Belvedere. Detto questo, andiamo a vedere sempre Marcolina numero 195 per Giacomo Marcolina, che sta facendo l'andatura, maglia del team Pala Fenice. Eccoci qua in Viale Giotto al passaggio, iniziano i 5 giri di 8 km con la salita di stop ed arca, quindi siamo a 40 km dalla conclusione, ne sono stati percorsi già 113 in pratica, stanno passando le ammiraglie degli atleti che sono al comando e che stanno seguendo la fuga, mentre vediamo gli sportivi che sono già in discreto numero nella zona, ma che naturalmente poi aumenteranno di numero. Sta passando il gruppo in questo momento, 2 minuti e 18 secondi il ritardo del gruppo a 40 km dalla conclusione di questo 98esimo giro del Casentino. Meno di 30 km alla conclusione del Giro del Casentino, il circuito di 8 km con la salita di stop ed arca ha frazionato il gruppo dei 21 protagonisti di una lunga fuga, sono usciti in 8 in questo momento e sono condotti da Grazian, l'atleta della Cycling Team Friuli, con lui anche D'Agata, Stamegna, Ramirez, Gabburo Ciucci, Luca Sterbini e Dadalte. Ecco qua inquadrato in questo momento D'Agata della Monturano Cascinare, avanti a lui c'è Stamegna, poi la maglia del colombiano Ramirez e quella di Gabburo, la maglia della Maltinti è del pisano Ciucci con il numero 48, poi c'è Grazian quindi con il numero 88, Dadalte con il 186 e Luca Sterbini a condurre. Questi gli otto che stanno in questo momento percorrendo per la seconda volta delle 5 previste la salita di stop ed arco. Siamo a 28 km dalla conclusione, dietro naturalmente ad inseguire ci sono gli altri che facevano parte del drappello dei 21, esattamente in 13, mentre ha qualche problema per il momento D'Agata per rimanere a stretto contatto con la testa della corsa, condotta sempre dal generosissimo Luca Sterbini. Con lo vedete in questo momento Dadalt che è in seconda posizione, poi sale anche il colombiano Brian Ramirez Chacon, lo vedete infatti inquadrato in questo momento, corridore che Franco Gini ha portato in Italia e del quale dice un gran bene, ed oggi lo abbiamo visto protagonista, vincitore del Gran Premio della Montagna sulla Scarpaccia e protagonista anche in questo finale assieme a Luca Sterbini, attenzione a Ciucci e a Gabburo, sono rimasti in quattro, gli altri hanno mollato Grazian, ha mollato anche Dadalt e poi ha perso contatto anche Stamegna e quindi D'Agata, e quindi abbiamo ora questo quartetto con Luca Sterbini, con Ramirez e Gabburo e Ciucci, vanno ormai a scollinare da stop ed arca, eccoci al Gran Premio della Montagna, nell'ordine Luca Sterbini, secondo passaggio, poi Ramirez e quindi Gabburo e Ciucci, questi quattro che sono appena transitati, seguiti dal giudice in moto Franco Nannini e dalla moto informazione di Stefano Fabbri, passano Grazian e Dadalt con un ritardo di 14 secondi, passa ora Stamegna con un ritardo invece di 20 secondi, salita breve ma impegnativa questa, ora stanno transitando gli altri che facevano parte dei 21 protagonisti di questo 98esimo giro del Casentino allestito dall'Unione Ciclistica Aretina, mentre avete visto anche la macchina del cambio ruota, quella del team
Chemo, ora sta passando il gruppo che ha notevolmente ridotto le distanze, perché nei primi due giri con la salita di Stop ed Arc ha recuperato oltre un minuto e mezzo e in pratica è transitato con un ritardo di circa 50 secondi, quindi gruppo in recupero rispetto ai battistrada. Ora vedremo naturalmente nei successivi giri, nei tre giri ancora che mancano alla conclusione. Siamo nella zona del traguardo, ne mancano due al termine, 16 chilometri alla conclusione, non è cambiata la situazione, almeno questa l'informazione che ci è giunta, sempre il quartetto con Ramirez, Gabburo, Ciucci e Luca Sterbini al comando, e infatti ecco qua i quattro battistrada che stanno transitando in questo momento dalla zona di arrivo all'inizio della penultima tornata. Il loro vantaggio è ridotto ormai ad una trentina di secondi, ma continuano con estrema decisione. È Brian Ramirez Chacon che sta facendo l'andatura, ora Luca Sterbini, poi abbiamo il pisano della Maltinti, Lampadari Banca Cambiano, ieri vincitrice con Eugeni Krivoshev sul traguardo del Giro delle Due Province, Manuel Ciucci a fare l'andatura, ora invece è la volta del numero 85 di Davide Gabburo, torna il colombiano della Cycling Team Cascine Figros guidato da Daniele Masiani a condurre, ora Luca Sterbini, quattro proseguono di comune accordo in questo tentativo di fuga, hanno sempre un vantaggio superiore ai 40 secondi sui primi inseguitori. C'è da segnalare che il gruppo sta recuperando via via tutti gli altri atleti, quindi in pratica tra non molto si può parlare di quattro atleti al comando, quelli inquadrati, e di gruppo alle spalle con un ritardo che non tocca il minuto primo ma è al di sotto dei 50 secondi. Questa dunque la situazione, mentre nubi minacciose, ma per fortuna il tempo è stato benigno, ha tenuto, non c'è stata pioggia sul giro del Casentino, mentre Ramirez cede il cambio in questo momento a Gabburo, che si porta a condurre, ora lo fa Luca Sterbini. Questa dunque la situazione, tra non molto inizierà la salita di Stop ed Arca con questa situazione, con questo quartetto che la sta comandando. Vedete infatti il vantaggio del servizio Lavagna che viene praticamente visualizzato dai quattro atleti al comando, 44 i secondi di vantaggio per chi attacca questi quattro corridori nei confronti del gruppo in questa bella manifestazione, in questo giro del Casentino, con praticamente circa 200 iscritti, con al via un notevole numero di formazioni, di atleti, la maglia tricolore di Pacchiardo e naturalmente al via anche due campioni toscani della categoria, vale a dire Giuseppe Provelli per gli Elite e Stefano Verona per quanto riguarda gli Under 23. Luca Sterbini a condurre in questo momento, il fratello è il campione italiano degli Under 23 ed è Simone, Gabburo in seconda posizione, Ramirez in terza, Ciucci in quarta, sono usciti praticamente al secondo passaggio su questa salita di Stop ed Arca, questa salita che caratterizzerà anche il prossimo giro della Toscana professionisti. Intanto attenzione perché il gruppo ha ridotto ancora le distanze, ormai per i quattro la sorte sembra segnata, non più di 50 metri il vantaggio per quanto riguarda il quartetto nei confronti del gruppo che sta rinvenendo decisamente, quindi nonostante l'impegno di Manuel Ciucci, di Davide Gabburo, di Brian
Ramirez e Chacon e di Luca Sterbini, questa fuga quando mancano in pratica circa 12 km alla conclusione sta per essere neutralizzata. Comunque ci sono ancora 50 metri tra i quattro e gli altri, con Gabburo che sta facendo l'andatura. Siamo praticamente ormai al culmine della salita di Stop ed Arc e questo è il tratto ancora più impegnativo, dovrà essere ripetuto ancora una volta. Il gruppo ormai vede costantemente da un paio di chilometri il quartetto che l'atleta della Delio Gallina Colosio Eurofed sta in questo momento comandando. Ora invece prende le redini dei quattro Ramirez, il colombiano che cerca di rilanciare l'azione con Luca Sterbini che lo sta seguendo, il gruppo sempre lì ad una cinquantina di metri, e quindi siamo veramente allo sprint. Passa questa volta Luca Sterbini con Ramirez, con Gabburo e Ciucci nell'ordine, non più di 6 secondi il ritardo per chi insegue, quando ora si torna nuovamente ad Arezzo e nel Viale Giotto per l'inizio in pratica dell'ultimo giro, gli ultimi 8 chilometri al suono della campana. Tanto ha perso qualche metro Manuel Ciucci, ora è Ramirez in discesa. Non mollano assolutamente, non si danno per vinti i battistrada, cercano di rilanciare la loro azione, di resistere ancora, sperano naturalmente in un rallentamento da parte del gruppo. Sta cercando di rientrare anche l'atleta della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, Manuel Ciucci, che ha perso appunto qualche decina di metri nel tratto più duro dell'ascesa. Lo sta facendo in questo momento il corridore pisano e infatti praticamente è rientrato in questo momento sul terzetto, quindi di nuovo si forma il quartetto che è protagonista ormai da circa una venticinquina di chilometri di questa gara. Si viaggia a 70 all'ora con Ramirez, Luca Sterbini, Gabburo e Ciucci nell'ordine. Viaggia forte, ma dietro il gruppo che sembrava da un momento all'altro poter chiudere ha perso qualche secondo in più. Infatti viene segnalato ad una quindicina di secondi di ritardo. Questo rettilineo ci ha mostrato appunto le moto dietro ai battistrada, ma non abbiamo intravisto il gruppo, quindi tornano nuovamente a sperare di potercela fare. Luca Sterbini che sta facendo l'andatura con Ramirez, siamo al suono della campana in questo momento perché siamo già nel Viale Giotto. Ecco il passaggio, aumentano gli sportivi presenti, quindi ultimo giro, 8 chilometri alla conclusione per questo giro del Casentino, velocissimo perché la media fino a questo momento supera i 43 orari. Il ritardo per chi insegue è di 16 secondi, quindi è tornato ad aumentare il vantaggio. Gli atleti della Mastro Marco Sensi Chianti Dover stanno cercando in questo momento di forzare i tempi sul gruppo. Comunque sarà la salita di Stop ed Arca che eventualmente deciderà, e infatti i quattro sono stati in pratica ripresi nelle ultime battute. Comunque altri atleti sono usciti dal drappello di testa, in pratica sono una decina di atleti che hanno un leggerissimo margine di vantaggio, ma il gruppo li sta tallonando da vicino, quindi è un finale elettrizzante, un finale emozionante di questo 98esimo giro del Casentino, la seconda gara in Italia per anzianità. Con questa situazione arrivano le staffette del gruppo di Arezzo, la polizia stradale e la polizia municipale, quindi attendiamo anche questo
questi 10 atleti che hanno un leggerissimo margine di vantaggio sono riusciti a mantenerlo, almeno queste le segnalazioni che sono giunte sul traguardo. Arriva anche il giudice in moto Franco Nannini. Quando vedremo i corridori, saremo a 100 metri dalla conclusione e vedete c'è questa leggerissima frattura, una decina di atleti sta irrompendo il gruppo, ma è lotta tra questi 10 atleti e c'è davanti a tutti, attenzione, Paolo Totò, ed è Paolo Totò che riesce ad averla vinta nei confronti di Chianese, il vincitore della Firenze Viareggio dello scorso anno, poi Durbano, Verona, Van Luyck, Cardinali, Brogi, Bianchini, Ramirez e Cresca. Dunque successo per il marchigiano Paolo Totò del Veloclub Senigallia, marchigiano di Porto Sant'Elpidio, quinta vittoria stagionale, aveva già vinto in Toscana a Montelupo Fiorentino, secondo posto per Marco Chianese, terzo Marco Durbano dell'Arancucina e poi il campione toscano Under 23 Stefano Verona della Mastro Marco Chianti Sensi Dover e quindi Van Luyck, Cardinali, Brogi, Bianchini, Ramirez e Cresca. Questo è l'ordine d'arrivo del 98esimo giro del Casentino, combattutissimo fino all'ultimo e una nuova importante vittoria per il 23enne atleta marchigiano Paolo Totò. Una delle più belle, sì, oggi la corsa è stata molto tirata e un circuito diciamo molto duro con questo strappo gli ultimi 3 chilometri e diciamo ho tenuto le ruote dei migliori e siamo rimasti in 4 e poi dopo sono rientrati in discesa, ho fatto la volata dei 10, penso, eravamo in 10 e ce l'ho fatta. Vorrei dedicare alla mia famiglia, al mio direttore sportivo, ai miei compagni di squadra, alla mia ragazza e a tutti quelli che mi voglio bene, che mi seguono e tutti quanti. Chianese, una bellissima gara come squadra, però non c'è stato niente da fare sulla volata. No, sicuramente Totò è stato molto più forte in volata, però resta un grande rammarico visto che quest'anno sto a secco di vittorie. Speravo di vincerla perché negli 8 che eravamo rimasti pensavo di essere più veloce, però visto l'arrivo in leggera discesa e il mio fisico un po' leggero, Totò ha avuto la meglio e complimenti a lui. Paolo Abetoni, va in archivio la 98esima edizione del Giro del Casentino, seconda corsa per dilettanti più vecchia d'Italia. Andata bene, via. Tante preoccupazioni prima, sì, c'era il rischio di non poterla fare, ma poi Paolo Abetoni e Severi giustificare, però era giusto farla questa, sì, una gara. Era giusto farla, però ci si mette anima e corpo. E il desiderio era di arrivare al centenario e penso che manchi poco. Nel 2016 si riesce, si dovrebbe raggiungere il mio obiettivo, il mio scopo, dopo vediamo. Tra l'altro, bell'ordine d'arrivo, bella partecipazione. Sì, più di così non si può pretendere perché la corsa è messa in piedi su 20 giorni e purtroppo le circostanze sono queste. Paolo, ovviamente senza far tanti giri di parole siete stati soprattutto tu e Roberto Severi a volere questa corsa, però magari qualcuno vi ha dato una mano, c'è qualcuno, sì, tutti, particolare da ringraziare? Sì, tutti, fosse dagli enti, fosse dalle istituzioni, che se non c'era loro che hanno dato mano questo percorso qui, che hanno fatto un bel lavoro, da ringraziare tutti, che è andato tutto a buon fine, arrivando un bel gruppo di corridori così. Non me l'aspettavo, ecco, di questo sono abbastanza contento, di questa cosa che è riuscita così.